Schieramento di partenza di gara 1, due categorie accorpate, la 70 Evolution Mono, la 70 Evolution Open, quindi il monomarca con la categoria Open. Davanti il terzetto degli ufficiali Polini col numero 45 Matteo Tiraferri, col 47 Nicolò Castellini, col 34 Filippo Corsi. Semafori che si sono accesi e poi spenti come sempre. Partenza con Tiraferri e Corsi che partono bene. Corsi all'interno e spunta meglio. Terza posizione Nicolò Castellini, quindi Corsi davanti. Iniziano subito a tirare la staccata nonostante l'acqua. I due ufficiali Polini e Corsi in questo momento davanti, il numero 34. Tiraferri che però attacca all'interno e passa il numero 45. Si va ora nella parte bassa del circuito di Castelletto di Branduzzo, la pioggia è aumentata e quindi il tracciato diventa ancora più impegnativo. Staremo a vedere. Dietro Filippo Corsi, terzo Castellini, intanto Ziarelli numero 32 che ha problemi al motore, forse incamerata acqua. Ziarelli che sta lottando contro la sfortuna, il numero 32 appartenente al monomarca Polini, che sicuramente sta ben facendo lì alle spalle del gruppone di ufficiali davanti della categoria 70 Evolution Open. Alle spalle di Ziarelli abbiamo quinto il numero 19 Tognarelli, poi sesto il numero 33 Gurieri, settimo il numero 52 Moroni, ottavo il campione dell'Amatori 2012 Cesare Del Bonifro, nono Gabellini, decimo Picciallo, in quarta posizione del numero 19 Tognarelli, mentre Ziarelli sta addirittura attaccando in staccata Tognarelli, anche se in uscita di curva vediamo persistono i problemi. Intanto Del Bonifro all'attacco, il numero 151 Del Bonifro che è riuscito a superare Ziarelli. Si arriva intanto sul rettilineo per Matteo Tiraferri, subito dopo vediamo arrivare Filippo Corsi, il distacco tra i due 4 secondi 819. Arriva poi Niccolò Castellini che vediamo in questo momento sul rettilineo e poi pronti all'arrivo di Tognarelli, Del Bonifro che risale sino alla quarta posizione, quindi trenino di giovanissimi, Castellini, Del Bonifro, quinta posizione risale il numero 52 Moroni, sesta posizione il numero 19 Tognarelli, mentre vediamo Ziarelli è stato passato anche dal numero 81 Gabellini. Ziarelli che sta lottando contro la sfortuna, per dirla in maniera signorile. Vince Matteo Tiraferri che taglia il traguardo come sempre in wheeling, in impennata, poi seconda posizione per Filippo Corsi. Davanti a tutti il padrone della 70 Evolution Open, Matteo Tiraferri numero 45, vincitore di gara 1. Al suo fianco il neo arrivato Nicolò Castellini, a novità di questa stagione 2013, e poi Filippo Corsi e poi una seconda fila tutta da scoprire. Si spegne il semaforo, andiamo a vedere Tiraferri che scatta benissimo, Corsi si fa vedere subito all'interno, Corsi attacca, piloti che riaprono il gas e alla riapertura troviamo Corsi numero 34 davanti, secondo Matteo Tiraferri, terzo il pilota del monomarca, il numero 33 Carlo Gurieri. Gurieri che però scivola e purtroppo deve ripartire da fondo gruppo, tra l'altro manubrio che si è girato, quindi tutto da rifare. Attenzione alla gara che prosegue tiratissima, piloti che arrivano al termine del rettilineo, Filippo Corsi che vuole dare un colpo di spugna a gara 1, l'abbiamo visto arrivare picchiando i pugni sul manubrio, voleva vincere Corsi ma non ce l'ha fatta, ha trovato davanti a sé un Tiraferri in formissima,
E tiro Ferri che tira subito la staccata della gara e supera Corsi. Terza posizione ancora Nicolò Castellini. Andiamo a vedere piloti che arrivano in questo momento sul rettilineo di questi sei giri di gara. Corsi che si incolla al posteriore di Tiraferri, l'attacco all'interno, Corsi di nuovo davanti, Corsi di nuovo davanti, ora però apre il gas Tiraferri e tenta di farsi strada, ma la staccata di Corsi fa paura, tant'è che riesce a tenere dietro Tiraferri. Attenzione rettilineo, staccata a sinistra, Corsi che sembra avere la traiettoria migliore, ma Tiraferri tenta l'incrocio, l'uscita di curva di Tiraferri che prova poi a ributtarsi all'interno, ma Corsi ha capito qual è la miglior traiettoria e la chiude, la fa proprio in questo momento. È caduta per Filippo Corsi, arriva sul rettilineo e guardate Castellini davanti a Filippo Corsi che sicuramente non ci starà, e subito la risposta di Corsi, la vittoria di Matteo Tiraferri che arriva in questo momento sul rettilineo, ovviamente in impennata monoruota per Tiraferri, e Castellini secondo, e l'altra scivolata, la seconda scivolata di Filippo Corsi che vediamo se riuscirà a partire quantomeno in terza posizione. Riesce a farlo Corsi. Bravo! Marco Moroni ha dominato anche qui a Castelletto di Branduzzo dopo Airola la Scooter 70 Evolution monomarca Polini. Com'è stata la tua gara oggi qua con la pioggia? Beh, con la pioggia diciamo che è stato un terno all'otto. In gara 1 è venuto giù quello scroscione d'acqua che mi ha aiutato, diciamo che vado bene sul bagnato, e mi ha aiutato a avvantaggiarmi nelle posizioni. E niente, ho avuto qualche problema tecnico perché con l'acqua il motorino scoppiettava, e così Cesare si è avvicinato e mi ha passato all'ultimo giro sul rettilineo e ho concluso secondo. In gara 2 ho vinto. Matteo Tiraferri, ancora una gara splendida qui a Castelletto dopo Airola. Sull'asciutto, qua invece sul bagnato, sei stato veramente incredibile. Sì, abbiamo fatto la prima manche che era completamente bagnato, è stata molto difficile gestire tutti gli 8 giri. Invece la seconda era un po' bagnato, un po' asciutto, potevano quasi rischiare di entrare con le gomme slick, ma è stata bene così. Peccato che Corsi è cascato a 3 giri dalla fine, sennò sarebbe stata bella vedere come fosse finita. Adesso siamo tutti pronti per la prossima, ma speriamo di fare ancora meglio di così.